Io penso che l'obiettivo più grande fuori lì è che lui deve pensare in grande, perché può essere un jugador che llega a un livello molto alto, solo che lui ora pensa, tiene miedo di piccole cose, tiene una costumbre di fare alcune cose come un baloncesto di hace 20 anni, e lui è un jugador che tiene una velocità del baloncesto contemporaneo, e mi gusta come può tirare cara canasta, mi gusta come si può poner miedo a chi anche intenta di fare una bandeja, e può farlo, solo che ora deve trapassare desde ser un niño che a tutto il mondo le gusta a ser un jugador che tiene potenziale per diventare un grande. Bueno, yo creo que él ha entendido cuál va a ser su labor aquí, ¿no? Sobre todo el tema de aportar mucha energía defensiva al equipo, de ayudar en temas de rebote, digamos, en su juego físico, ¿no? Yo creo que eso ya lo ha entendido y ahora hace falta que empiece a demostrarlo en el campo. Yo creo que va a ser un muy buen complemento para Tomás. Sí. Luego se le ve que es buen tipo, ha conectado no solamente con los jugadores americanos, sino también con los chicos, con Carlos, con Rinas. Bueno, Y me parece sabes, que. no veo l'ora che Thomas sta con nosotros perché penso che él irà una temporada muy buena. Y también cuando un tío juega como ha jugado contra España, significa dos cosas. Un, primero, que tiene calidad. Secondo, che tiene cocones, e questo ben capito. Nosotros jugamos tres partidos, sempre jugando una difesa donde cada uno quiere poner su papel, e entonces esto es muy importante perché quando uno pone su energia individual va a contagiare lo che sta cercando di fare. Stiamo sempre pensando a tenere il ritmo del nostro baloncesto, che è un baloncesto dove intentiamo di giocare rapido, una prima giocata, una seconda giocata, per aprire il campo, per lo buon tiratore che abbiamo di tre, e questo credo che anche l'equipo cada dia sta più comodo in quello che stiamo intentando di fare. Mucho, mucho.